ragazzi, allora in questo video vi faccio una classifica dei 10 rossetti del mese. Io spero di riuscire a farlo sempre così, nel senso prendo i 10 rossetti che ho usato di più, non sono sempre 10 però, cioè è un caso, su 30 giorni, 31 giorni possono essere anche molti meno. Insomma, prendo questi 10 rossetti, ve li faccio in tipo classifica fino ad arrivare al primo, che è quello che magari ho usato di più e che mi piace di più in assoluto. E non ve li farò vedere indossati, che ho già fatto un video su 21 rossetti MAC indossati, quindi eventualmente, ecco, vi rimando a quel video se volete vedere qualcosa di indossato. Sarebbe bello che magari durante il mese registrassi delle clip, però non lo so, è una cosa che probabilmente avrebbe vita breve, perché poi diventerebbe un po' complicato. Ma iniziamo subito e partiamo dalla decima posizione, nella quale metto assolutamente il vernissage di neve. Ve ne ho già parlato, quindi non mi dilungherò molto. Vi faccio vedere gli swatch però di tutti i prodotti, ve li faccio qui. Questo è The Lady of Shalott, non mi piace perché ha una resa che non è confortevole sulle labbra, è appiccicoso, mi piaciucchia solo se lo tampono un pochino per insomma, per togliere questo strato poco confortevole. Sarebbe bellissimo il colore, però la resa non mi ha fatto impazzire. Non mi dilungo più oltre. Al nono posto, non perché il prodotto in sé non mi piaccia, ma solo più che altro per una questione di colore, ecco, quindi dovendo scegliere tra i prodotti che ho utilizzato lo metto lì, mentre come tipologia di prodotto in realtà mi piace da morire, quindi solo per una questione di colore l'ho usato, però vediamo, questo probabilmente mi starà un po' meglio d'inverno quando sarò più chiara, perché il colore questo non mi dona particolarmente. Però l'ho voluto provare, ho messo sotto una matita, non mi ricordo quale ho messo. Sto parlando del Pop Splash di Clinique nel colore Spritz Pop, che è questo qui. È questo rosa freddo, questo è specchiato come questo, ma a differenza di questo, questo è molto più confortevole. Questi hanno la texture e sono fan veramente favolosi, idratano veramente le labbra. Sinceramente l'Inci non l'ho visto, non mi ricordo. Questa a differenza di alcuni, cioè non sono tutti uguali comunque questi prodotti qua, perché questo è coprente, ha già parecchio pigmento dentro, pur essendo un gloss, mentre alcuni no, quindi dipende, cambia la resa da colore a colore. Però, ripeto, come prodotto è ottimo, solo che il colore non mi dona particolarmente. Ne ho tre di questi qua, poi man mano che proverò gli altri poi vi farò sapere. Poi questi due li metto a pari merito, perché? Perché li ho usati insieme, da soli proprio no. No, ho sbagliato, aspetta, ho preso quello sbagliato. Non mi tornava infatti il colore, l'avevo preso quello sbagliato. Sono due dei tre rossetti liquidi lanciati da Paola P, della Paint for Lips, della collezione estiva. Ve li swatcho vicini, anche se ve li ho già fatti vedere, perché pesi singolarmente, soprattutto il fucsia, non mi stanno per niente bene. Li ho salvati mettendoli insieme. Adesso mi resta da provare Watermelon da solo, e l'altro è Dragon Fruit. Il fucsia è Dragon Fruit, questo è Watermelon. Usati insieme, mettimi un poco, usati insieme, ho salvato Dragon Fruit, che da solo invece mi sta male. Devo provare da solo Watermelon, che secondo me è bellissimo. Ottimo prodotto, si trovano in ottava posizione, sì, solo per una questione di colore anche loro, però il prodotto è ottimo. Mi è piaciuto molto di più ovviamente Cherry, perché questo l'ho messo più volte, perché è un colore stratosferico, veramente stratosferico, è un colore pazzesco, cioè inverno profondo dovete averlo questo qua, che tira fuori una bellezza sulle labbra stupenda. L'unica cosa che, se proprio devo essere sincera al 100%, non è che mangiando mi senta sicura, nel senso, mangiando ha un'ottima durata, dovete fare attenzione, perché mi è capitato di trovarmi delle piccole sbavature, quindi mangiando con attenzione alcune cose potete stare tranquille. L'altra sera, mi è capitato di mangiare fuori a luna di notte, eravamo fuori, affamati, eccetera, e, ecco, lì ho avuto qualche difficoltà, ma perché era una cosa un po' sbrodolosa, però ha una buona durata. Mentre... durata impeccabile, e si prende la sesta posizione per la resa che ha avuto. Come ho detto, sicuramente con lui ne riparleremo verso ottobre-novembre. Mi dispiace che le altre colorazioni non siano purtroppo molto
confacenti alla mia, diciamo, carnagione al momento, però il prodotto in sé è ottimo e come ho detto hanno praticamente la stessa identica texture dei rossetti di Maybelline. Sto parlando degli Ultra Matte Liquid Lipstick della linea Le Chocolat di L'Oreal. Una cosa che mi sono dimenticata di dire in quel video dove ne parlo, questo è il colore 868 Cacao Crush. Qual è? È che il profumo di cioccolato che si sente poco facendo così, non lo sentite neanche praticamente, io non lo sento neanche durante l'applicazione. Il colore è questo, è molto scuro ovviamente, però resa assolutamente eccellente, esattamente come i Superstay Matte Ink di Maybelline. Non si sposta, potete mangiare olio, sugna, pane cameusa di quello proprio bello unto, va sicuro che vi rimane lì perfetto. Quindi se dovessero uscire, speriamo, con altri colori più portabili, con delle tonalità magari diverse da quelle di Maybelline, sarei felice, perché è una tipologia di prodotto che apprezzo. Se non sopportate quelle di Maybelline, lasciate perdere. E questo stava alla sesta posizione. Alla quinta posizione c'è questo rossetto di Clarins che avevo comprato all'outlet, allo spaccio aziendale, l'avevo pagato solo 5 euro. È una linea di rossetti che a me piace di Clarins, sono i Rouge Éclat, anche se mi piacevano ancora di più i Rouge Prodige, che non esistono più. Questi, diciamo, si avvicinano, ma i Rouge Prodige avevano una durata superiore. Questo è il colore 13 Wood Rose, stupendo, l'ho messo un paio di volte. Rossetto tranquillo, sulla carnagione più chiara, mi piace ancora di più. Bello, 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 proprio confortevole, ottima resa, mi piace tantissimo. Matita di contorno, ma comunque si comporta discretamente. Non è una lunga tenuta, perché è un rossetto semilucido, satinato, sarei dire, con, ripeto, una buona resa, ma non una lunghissima tenuta. Diciamo che sinceramente in questo periodo sono è la tipologia di prodotto che preferisco, ancora di più quello che verrà dopo, però proprio perché mi piace intanto avere gli occhi più intensi, sinceramente, e poi perché sulle labbra il rossetto liquido asciutto tende a tollerarlo meno d'estate. Poi andiamo al quarto posto, dove posiziono un rossetto MAC che è Twig. Mamma mia, quando l'ho messo l'altro giorno, cioè, mi sono reinnamorata di questo rossetto, è stupendo. È un satin, questo se lo volete vedere indossato ovviamente lo trovate nel video dedicato ai rossetti MAC. Vedete che è simile il finish, è simile il finish, solo che questo Twig è un pochino più opaco, ma di poco, questa è la differenza. Il colore è bellissimo, non saprei neanche come descriverlo, ha un che di malva all'interno e anche una punta di viola. Bellissimo Twig, veramente bello, mi piace molto anche come mi sta. Questo è stato un amore puro per la texture, questa è una texture che non saprei dirvi dove ritrovare se non in questi rossetti. Io l'ho preso in sconto da Sephora a Casalecchio al 30%, l'ho pagato mi pare sui 18,60 euro, però ho visto che adesso sono in vendita normalmente, quindi non è un prodotto che è andato via, è in gamma ma a prezzo pieno. È un rossetto di Marc Jacobs, si chiamano Lip Cream e io ce l'ho nel colore Shush Blush. Nome stranissimo, ma sono dei rossetti liquidi a tutti gli effetti, solo che non sono no transfer, quindi non si asciugano mai, però rimangono, no, forse sapete qual è l'unica texture che vagamente assomiglia a questi, sono i rossetti liquidi di Diego Dalla Palma, che infatti io amo follemente. Ecco, quello è l'unico che ci assomiglia, però questo è leggermente più aggrappante, pochino, confortevolissimo. Questo per chi non ama i rossetti liquidi secchi, questo tipo, questa tipologia qua è perfetta, così come appunto quelli di Diego Dalla Palma, che costano un pochino meno, costano sui 20 euro rispetto a questi, però questo è il colore, lo adoro, bellissimo, mi faceva un effetto sulle labbra stupendo, durata eccellente, non essendo no transfer ovviamente, non è che ci vado a mangiare sopra, o comunque ci mangio ma sto attenta, so che ci devo fare più attenzione, però bellissimo. Labbra spianate, no, stavo pensando che quelli di Diego Dalla Palma forse sulle labbra sono ancora più spiananti, non so come definirli, però
è l'unica cosa che li ricorda, per farvi capire, perché io sinceramente, a parte questo e quelli di Vera Palma, non conosco prodotti simili, perché di solito se sono dei rossetti liquidi che non sono no transfer, tendono ad essere un pochino più morbidi e scivolosi, di solito. Se voi ne conoscete altri non lo so, ma io al momento conosco solo questi. Poi, al secondo posto, quindi siamo comunque sul podio, non potevo non mettere lui perché quando proprio stavo uscendo fuori casa e non sapevo cosa mettere, se non mettevo il primo, mettevo lui. Allora, sto parlando del gloss di Fenty Beauty, il Lip Balm si chiama, se non sbaglio, che io ho preso nel kit, mini kit con l'illuminante. Mi piace tantissimo, ha una consistenza molto gradevole, lo metto qua. Ha un effetto molto bello, ha una consistenza gradevole, non è troppo appiccicoso, bello l'effetto bagnato sulle labbra. Diciamo che l'unico motivo per cui è al secondo posto e non al primo è, in primis, no, sono due motivi. Non è al primo posto per due motivi. Il primo per il colore, perché? Perché se non ci metto sotto nient'altro, di per sé è un po' caldo, è sulla mia carnagione, la mia stagione armocromatica, non è proprio perfetto. La questione è proprio di carnagione. Poi, l'altro motivo per cui è al secondo non al primo è che questo, che è al primo posto per me, è molto più confortevole di questo. E questo è ancora confortevole comunque. Ma vi posso assicurare che questo, che quando io l'ho ricevuto, cioè ho avuto questi tre colori di questi prodotti, sempre Pop Splash di Clinique, c'era un altro che non ho provato bene, quindi non ve ne posso parlare. Questo era quello che io, quando l'ho fatto vedere in video, l'ho quasi sdobbato, cioè l'ho considerato il più sfigato, tra virgolette, passatemi il termine, perché ve lo faccio vedere qui, è il più trasparente fra i tre, no? Allora dici, ma perché dovrei comprare una cosa che è quasi trasparente? Invece voi non potete capire quanto io lo sto utilizzando. Intanto mi piace l'effetto sulle labbra, ce l'ho anche adesso, vi faccio vedere così, anche se non è cambiato molto perché ce l'avevo da un'oretta. Ha una durata discreta, è comunque un gloss leggero, quindi non vi aspettate, perché i gloss durano se sono appiccicosi e su quello non ci piove. Ha una durata discreta, ma del resto lo potete riapplicare tranquillamente. Il motivo per cui mi piace tantissimo, i motivi sono il colore, perché vedete che ha questo, è come se enfatizzasse leggermente il colore delle mie labbra, con un tocco rosato rosso, quindi effetto labbra sane. Poi l'effetto luminoso è carino, non è eccessivo, non è di quell'effetto bagnato, però mi piace proprio perché è ben bilanciato. E ultimo ma non ultimo, raga, le labbra, è come se avessi un burro cacao sulle labbra, morbide, bellissimo, idratante. Devo andarmi a vedere bene l'inci, io adesso l'ho smosso un po', ma vi assicuro che se consuma è qui, cioè io lo sto usando tantissimo. Sopra l'ho messo sopra delle matite, devo dire si stende anche bene perché non essendo molto appiccicoso scivola bene, quindi è riuscita ad applicarlo anche con il suo pennellino sopra una matita o anche un rossetto. Quindi questo, il colore si chiama Juicy Apple, sì? Juicy Apple, sì, è lui. Quindi ve lo straconsiglio, davvero. So che molti di voi hanno comprato questo dietro il mio suggerimento. Però, se avete la possibilità, non è una cosa, è uno sfizio, ecco, questo provatelo perché merita tantissimo. Lo adoro, adoro veramente. E basta, con questo ho terminato. Io spero che il video impostato così vi piaccia. Mi era venuto in mente sì, perché non indossate non è fattibile. Mi piace l'idea di farlo separatamente dal resto del make up. Pensavo che appunto fatto in forma di... Vi vorrei far vedere la resistenza. Stavo togliendo con queste salviette il rossetto di L'Oreal. Questi sono quelli di Paula P che sono resistenti. Ecco. È un problema. No, sono esattamente come quelli Maybelline. Ah, a proposito, avete visto che è uscito lo stick per rimuovere i rossetti Maybelline? Dovrei comprarlo in effetti, perché è una cosa furba. Non ci ho pensato effettivamente l'altra volta. L'ho visto, ma poi non ci avevo pensato. Scusate, no, devo dirvi anche questa. Non comprate queste salviette. Le ho prese da Tigotà, erano in una cesta in offerta. Ne ho presi due pacchi. Cioè, qua c'è scritto strucca, deterge, idrata. Allora, premesso che io le ho prese per togliere gli swatch, quindi non me ne frega niente, perché non la userò mai sul viso. Ma capite che riesce a scartavetrarvi anche la mano? Cioè, sul viso cosa vi fa?
Per carità, non comprate le salviette per struccarvi, io sono contraria alle salviette struccanti. Non ne capisco la comodità, cioè trovo molto più comodo un prodotto che mi spalmo sul viso, faccio così, lo sciacquo via e mi sono struccata. La salvietta ti fa perdere più tempo e è anche aggressiva in linea di massima. Vabbè, era una parentesi. Comunque, spero che questa tipologia di video fatta così vi sia piaciuta. Ditemelo nei commenti se vi va e ci vediamo al prossimo video. Ciao!